abbiamo portato all'INPS la reale conseguenza della riforma Fornero, cioè abbiamo chiuso l'INPS, dato che la riforma Fornero, sia quella sulle pensioni che sia quella sul lavoro, toglie qualsiasi tipo di tutela, di diritti, di garanzie per lavoratori pensionati precari. È una riforma che, con i tagli lineari fatta da una ministra che è tutto fuorché un tecnico capace, basta vedere la pantomima che ha fatto sugli esodati, distrugge tutto lo stato sociale, togliendo ogni speranza, soprattutto per i precari, di avere un minimo di tutela. Allo stesso ASPI, che è un sussidio di disoccupazione che è risibile, il cui accesso è difficilissimo, specie per i precari, poi partirà comunque solo nel 2017. Il fatto che questa riforma venga vista come la riforma che serve per uscire dalla crisi è una balla colossale, ne vediamo gli effetti, vediamo assolutamente che si tenta di salvare questo paese dalla crisi con le stesse manovre che ce l'hanno portato nella crisi e come ce l'hanno portato negli altri stati europei. Domani accoglieremo la Fornero insieme con gli operai della FIOM che hanno indetto il presidio davanti al Teatro Donizetti alle 13.30 e lì faremo sentire come questa riforma sia assolutamente non gradita e da cancellare in toto.